Salve a tutti ragazzi e ben ritrovati sul canale di Neapolis 1926. Ragazzuoli, si è concluso l'altro ieri il ritiro di Di Maro. Posso dire una cosa forse azzardata, perché forse è azzardata, ma io quest'anno vedo veramente poco, pochissimo interesse da parte dei tifosi napoletani, cioè non da parte dei tifosi napoletani, in generale c'è poco entusiasmo quest'anno, non so come mai, forse ve lo posso spiegare io il perché. Noi siamo arrivati a Di Maro con ancora le divise della vecchia stagione, abbiamo visto, è stato pezzato il logo Kimbo con la scritta SSC Napoli, è stata fatta la presentazione della squadra, che poi presentazione se proprio la vogliamo chiamare così, perché non c'erano i volti noti, non c'era Insigne, non c'era Lozano, non c'era Fabian Ruiz, non c'era Mertens, mancavano tantissimi elementi a questo Napoli, c'era Koulibaly, Manolas, va bene tutto, e poi c'è sempre quel teatrino c'è sempre quel teatrino con Tommaso Starace, come cazzo si chiama, una cosa un po', diciamo un po' cringe, possiamo dirlo, e manca da parte dei tifosi soprattutto questo entusiasmo, perché noi sappiamo che fra poco inizia il campionato, il Napoli non farà mercato a meno che non venda qualche giocatore big, o questo il prossimo anno, ora staremo a vedere. E quindi tu non sai che approccio hai alla prossima stagione. Potrebbe essere benissimo la stagione del rilancio del Napoli, di lottare per il famoso posto Champions, oppure lottare per un posto per lo scudetto. Ne dubito fortemente, sono sincero, che il Napoli possa, a freccia un gulammam te la mettono gli indiani, possa giocarsi lo scudetto. Però la squadra ce l'ha, perché il Napoli ce l'ha la squadra. Se tu non vendi, giustamente, poi puoi provare a vincere il campionato. Provare, ragazzi, significa non che lo vinci, è provare a vincere il campionato. Te la giochi, ti giochi le tue carte, perché il Napoli le carte ce l'ha, la squadra è buona, non è malvagia. E poi bisogna vedere, abbiamo Lobotka che l'abbiamo recuperato, ci sono tanti ragazzi nuovi, giocatori della primavera, che molto probabilmente Spalletti terrà per il proseguo del campionato, e quindi staremo a vedere come si svolgerà il campionato del Napoli. Tornando sulla questione maglie, come detto, c'è poco entusiasmo anche per questo fatto, perché il Napoli ad ora non ha ancora presentato una maglia ufficiale, oppure un brand con il logo Emporio Armani Sport. Questo cosa sta a significare? Una maglietta è uscita, ragazzi, perché una maglietta è uscita, è blu, va bene? L'ho messa anche sulla mia community di YouTube, quindi andate a cercarla perché la trovate, basta cercate, scorrete, c'è scritto, ho scritto seconda maglia, ora non mi ricordo cosa c'è scritto. E comunque si vede questo logo enorme di Emporio Armani qui sul petto. Poi vediamo il logo scuro del Napoli sul petto, però non è quel colore acceso bello, è colore scuro tipo sul blu. Dobbiamo vedere come va a finire questa cosa, come saranno le divise, come sarà la tuta, come sarà altre cose. Però secondo me è questo che manca a Napoli, l'entusiasmo da parte dei tifosi. Io ne vedo veramente poco. Poi fatemi sapere voi se avete tanto entusiasmo, ci sono state delle amichevoli a Unania e Provercelli, ora si sfiderà il Bayern Monaco in pay TV a pagamento 10 euro, al costo di 10 euro, la gente stasera non vede mucca chi da mort, al costo di 10 euro Napoli-Bayern Monaco. E poi ci sarà un'altra amichevole contro una squadra polacca, non mi ricordo il nome. E poi inizierà il campionato. Avete fatto l'abbonamento a DAZN? Io l'ho fatto, 19 euro al mese, ragazzi, andatelo a fare, perché mi sa che è già scaduta la promo, quindi ve lo prendete e pagate 29 euro al mese. Comunque, detto questo,
io vi ricordo di iscrivervi al canale di Neapolis 1926. Abbiamo superato finalmente i 1800 iscritti. Ora in questo momento ho 1811 iscritti. Ragazzi, vi ringrazio veramente veramente tanto, perché nel giro di una settimana siamo passati da 1780 a 1811 iscritti attuali, poi ci sta che fra 5-6 giorni calino un'altra volta, ritorno a 1700, ma l'importante è arrivare al traguardo dei 1800. Io vi ringrazio veramente tanto, quindi ora è da raggiungere i 1900 iscritti, quindi condividete il video con i vostri amici, cane, gatto, topo, con tutti, con chi vi pare. Ragazzi, iscrivetevi al canale di Neapolis 1926, che tanto è gratis sempre e comunque. Forza Napoli dal vostro Neapolis 1926. Ciao a tutti.